Beh ragazzi, finalmente bentornati, eccoci oggi in questo nuovo video. Siamo tornati qui oggi con il 20° episodio di FIFA Obiettivi, secondo di questo gruppone che era incominciato veramente bene. Insomma, abbiamo fatto molto bene nello scorso episodio. Veniamo qua dagli obiettivi, forse abbiamo fatto un po' pochi gol con Sheva, perché tre, insomma, non siamo in ritmo. Oggi credo di farne qualcuno di più, però abbiamo fatto già un power up, gli altri siamo lì per completarli. E una cosa molto importante, dobbiamo cercare di non perdere più partite, perché ne abbiamo già persa una nel primo episodio e rischiamo di fotterci l'obiettivo di vincere 8 partite col power up. Però vedremo tutto durante la partita. Mi raccomando, un bel mi piace per supportare meglio questa sera. Raggiungiamo i 30.000 mi piace anche oggi in questo video e andiamo dentro con le partite, ragazzi. Buona visione, tra pochissimo, bella. Eccoci qua, con una bella premieruzza, mista sotto poi al Ligan, tazzino destro a sinistra che non c'entra nulla, però per il resto sembra una bella squadretta, let's go, se parte. Ecco, già iniziamo a stare chiusi nella nostra metà campo, prendiamo subito gol, guarda, è già scritto in qualche modo, rischiamo. Ecco, ma io non ci credo ancora, perché tira con Mandanda, sto bastardo? Godo, merda! Cazzo volevi fare il bastardo? Io non ho capito nulla, non ho fatto in tempo neanche a rendermene conto. Bella, bella. Beh, buon inizio, confusionale, dove non si capisce un cazzo come sempre. Sheva, manco a morire. Il portiere dov'è? Oddio, ma non si sta capendo un cazzo. Oddio. Occhio raga, madonna. Schweinsteiger, oddio cosa ha tirato fuori. Vai Costa. Hocus pocus, tua sorella però, veramente. Ah, che partite di merda. Oh, cifci. La rabona e il tuffo, no, fuori gioco. No, di un pelino. Uno dei primi tempi più imbarazzanti e no sense che abbia mai giocato. Cristo, di prima, vai, di prima lì. No, Vidal. Oddio, vabbè, dai. Tra l'altro il Vidal tarocco, porca puttana. Ma dai, damoci una sveglia, raga, figa, oh. Vai, Douglas. Vai, Douglas, Costa, puttana, e va fuori. Bravo, Quaresma. Oddio. Non fare coglionate, zio. Cosa sta succedendo? No, non mi dire che quitta così. Ah no. Vai Quaresma! Ok. Abbiamo pawnato con un lag atroce. Ma che roba. Bello come gol, cioè bello. Non serve un cazzo, ma almeno siamo di nuovo in corsa. Pensavo stesse quittando io quella roba lì, cioè. Bravo Cifcino. Bravo Ciccino, così, piccolo botolo di lardo. Torniamo in vantaggio dopo 3 minuti. Ora stiamo attenti. Occhio al centro, raga, occhio al centro. Classico gol del cazzo che andiamo sempre a prendere. Guarda, soliti... Madonna. Ah, ma c'è Davide Luigi che rompe il cazzo qua. Vai, Sheva. Oh, sì cazzo, Sheva. Da fuori area. Mi sono fermato apposta, raga, per controllare. È da fuori area. Preciso, Sheva. Segna uno, segna l'altro, poi risegniamo. Poi che cazzo sta succedendo in questa partita? Dai, Sheva, poi si blocca per quei 10 secondi ogni tanto. Bravo, zio. Bravissimo, zio. Oh, gliel'avevo fatto. Stavo per passare. Buona. È buona, Quaresma. Oh, no! Puttana, raga. Gliel'avevo fatto perfetto. Me l'ha parata. Come cazzo l'hai parata, Mandanda di merda. Da bravi, ragazzi. Occhio. No. Ti prego, via, Davide Luigi, grazie a Dio, grazie. Via, sta palla è finita, cazzo. Dai, raga, 3-2, sto sudando. Un gol di Sheva, gol da fuori area, completato l'obiettivo di base e una vittoria in più. Va bene, va benissimo, per carità. Seconda di oggi, raga. Griezmann l'ha fatto diventare centrocampista centrale. Però davanti abbiamo Nani Quaresma. Occhio, raga, buona. Sì!
Sì, Cifci. Sì, Cifci. Cosa hai creato? Cosa hai creato, Cifci? Sì, raga, Hocus Pocus, eccolo qua. Perfetto, come passa tunnel? Cosa ha fatto, Cifci? Sì, Ciccione. Sì, Ciccio. Grande Ciccio, Cifci. Kavlak, cazzarola. Oddio mio. Oddio mio, raga. Da fuori aria, da fermo, cosa ha fatto Costa? Non me l'aspettavo. Dove la tira? Di destro, che mancino. Stiamo sbancando oggi così. Che prepotenza sti primi due gol. Non stiamo facendo far gol a Sheva, e questo è un po' un problema. Però sti cazzi, raga, cioè voglio dire, con sti gol che stanno uscendo. Kavlak da fuori area. Oh! Con deviazione, ma è da fuori area. Mo' vediamo se lo segna lui o meno. La deviata poco, chi? No, gol di Kavlak, raga. Abbiamo fatto power up del gol da fuori area. Man of the match per il prossimo gruppone, appena guadagnato. Sì, Quaresma. Oddio! Cosa? Vai, Sheva. Vai, Sheva. L'abbiamo provata. L'abbiamo provata in qualche modo. Dai, ultima azione, raga, vediamo se ce la facciamo. Vai, Sheva più veloce magari, però, Non sorò. Per Sheva che si allunga. Vai, Sheva! Bomba! Bomba, Sheva! Oh, là! Oh, con calma, un golletto ogni tanto lo butta dentro. 4-0, chiudiamo una partita epica. Grandi, raga, grandi. Ole. Un gol fatto con l'Hocus Pocus nello skill goal. Due gol da fuori area, quindi abbiamo fatto il power up dei gol da fuori area. Quindi man of the match pronto. E un gol con Sheva in più e andiamo a 5, se non sbaglio. Più la vittoria che... siamo riusciti a prenderla anche abbastanza con calma questa. Ultima di oggi, signori. Premier. Allora, sinceramente a me basterebbe vincerla questa, perché abbiamo fatto fin troppi obiettivi buoni per il momento. L'importante è non perderci il power up, l'obiettivo delle vittorie. Dai, regà. Bravo, Sheva. Subito. Bravo, Sheva, che ti stanno in quattro, ti stanno caricando. Fallo mio, però. Però è fallo mio. Va bene. Bravo Quaresma. L'hai visto? Mossoro. Mossoro. La mette. Grande azione di Quaresma, che se ne scatta un tot in mezzo al campo. Mossoro è sottovalutato, regà. Mossoro è forte, cazzo. Oro non raro. 4 stelle di skill. Buono, sono già felice. Sono molto felice di questa cosa. Davide, non farti fottere. Davide, bravissimo. Va quanto cazzo è grosso. È Cifci due volte più alto. E sa anche correre più veloce, tirare meglio e far tutto meglio. Non ha 5 stelle di skill, però. Ma finiamo? No, no, ragazzi, sono aperti tutti. Non mi dava più il controllo del difensore. Douglas Costa. Oh. Sì che sbaglia. Sheva. Sheva. Mamma mia, di potenza e prepotenza. Mettiamo dentro un gol, cazzo. Era ora. Un po' del cazzo perché gliel'abbiamo fottuta. Ma da qua dove cazzo l'ha sparata? Porco cane che legna. Bravo, bravo Douglas. Continua con... oddio la tenuta. Oddio Douglas Costa. Madonna mia, cosa stava facendo? Fischia, occhio Lukaku. No, dovevi fischiare prima. Non al 40. Esci Diego. Sì. Sì. Suka. Abbiamo rischiato il 2-1 qua, raga. Sì, Sheva. Copila. Tira gli scemi, Sheva. Oh! Cifci! Fa tutto bene sto botolo di lardo e poi dopo sbaglia ste cose. Buona, Marcellino. Sì, Marcellino. Salta gli avversari. Mamma mia, Marcellino. Cosa stai facendo? Oh! Porca troia! Che cazzo di azione ha fatto Marcellino, regà? Ok, Sheva. Ok, taglia tutto, Sheva. Ok, taglia ancora, Sheva. Ok, taglia anche il portiere, Sheva. Non puoi! Ho voluto abusare. Potevo tirare, però poi la mia malattia mentale mi porta a fare sempre queste cose, regà. Cioè, ho dei problemi a fare i gol così. E finisce qua, raga. Let's go. Andiamo a fare un po' il recap, vediamo un po' come siamo messi e cosa ci aspetta per l'ultimo episodio di questo gruppone.
Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio. È andato veramente molto molto bene. La seconda partita soprattutto ha fatto una svolta. E alla prima rischiavamo di perderla malamente, ma abbiamo recuperato in modo incredibile. Sheva ha fatto anche oggi pochi gol, però abbastanza essenziali e importanti. Abbiamo fatto gol con l'Hocus Pocus di Cifci, che fa soltanto queste magie ogni tanto. Il resto, a mio avviso, quest'anno non è un grandissimo giocatore come mi sarei aspettato. Però ce ne mancano solo due per il power up lead. Abbiamo fatto 3 gol da fuori area incredibili, quindi abbiamo anche il man of the match pronto per il prossimo gruppone. E 3 vittorie che ci portano a soltanto 3 dal power up. Quindi dobbiamo vincere tutte, anche quelle del prossimo episodio, per riuscire a portare a casa anche il power up. Ci manca ancora il gol in rovesciata, che non sono ancora riuscito a fare, che non sarà per niente facile, ma che dovessimo riuscire a farcela, portiamo a casa probabilmente forse una leggenda, o comunque ci avviciniamo. E niente ragazzi, vedremo un po' nel prossimo episodio, che sarà l'ultimo di questo gruppone. E poi ne mancheranno altri 3 dei grupponi, più qualcosa che c'è in mente per concludere almeno questa serie, questa stagione. Per il resto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, raggiungiamo e superiamo i 30.000 mi piace. Io vi ringrazio per aver visto il video ragazzi, alla prossima, qui da Ron, grazie mille a tutti quanti. Bello.